Ciao, allora benvenuti nel video del Lo compro del mese di aprile 2018, video dove faccio vedere i campioncini che ho provato nel periodo e da qua si può decidere se acquistarli oppure meno. Allora, il primo che vi mostro è questo qui della Vichy Mineral 89 Booster Quotidiano Fortificante e Rimpolpante. 1,5 ml, ma ho segnato il prezzo di vendita da Douglas, 50 ml, euro 24,99, quindi anche un buon prezzo per essere della Vichy. Allora, è super pubblicizzato e quindi ero curiosa di provarlo. 1,5 ml, a me è durato applicato tutte le mattine perché è un siero concentrato, tutte le mattine circa 10 giorni, quindi davvero basta una goccia di prodotto, si stende bene sul viso, che oltretutto è una consistenza in gel, si stende bene, assorbe immediatamente e poi si è pronti per truccarsi tranquillamente. Quindi a me è piaciuto. Poi, comunque sia, durante il giorno non tende a far lucidare la pelle, ha una buona azione idratante, è un siero. Quindi, volendo, io con la pelle mista lo metto da solo e poi sopra il trucco. Volendo, si può applicare questo e poi la crema idratante quotidiana. Comunque, a me è piaciuto davvero tanto. Peccato un po' per il prezzo, però comunque sia potrei anche considerare, trovando un'offerta, di acquistarlo in futuro. Perché no? E intanto lo promuovo. Secondo prodotto che vi mostro sono queste salviettine struccanti, gli Linette Express Demacchillant Occhi, quindi struccanti occhi Express della Sephora. Ogni confezione è una salviettina e viene venduta nella confezione da due. Due salviettine, 4,90 euro. Allora, ormai è asciutta, ma l'ho tenuta per farvi vedere la grandezza. Ok, l'ho usata, sì. Farvi vedere la grandezza, quindi è piccolina. Diciamo che è piccolina, ecco perché è venduta in confezione da due, una per occhio in teoria. Allora, intanto devo dire che è bella imbevuta quando la si va a prelevare e rimuove facilmente il trucco occhi. Quindi, usata su un trucco come me, va a rimuovere tranquillamente la matita per le sopracciglia, l'ombretto, l'eyeliner, la matita per gli occhi. Ma non ce la fa col mascara. Il mascara che sto usando io non è waterproof, è un mascara normale, ma non ce la fa, tende a lasciare molti residui e sono andata a rimuoverlo con uno struccante classico. Quindi, diciamo che il fatto che sia una confezione piccolina, due bustine che si possono anche ripiegare, la rendono pratica, ad esempio, da mettere in valigia per un viaggio oppure da usare una sera che siamo troppo stanche, proviamo a struccarci lo stesso. Quindi, per un'occasione casuale, un viaggio, un momento, però non per tutti i giorni, perché non ce la può fare con il mascara. E quindi questo non è malvagia, ma io non la ricompro. Ultimo prodotto è questa Caps di Sephora. Questa è la crema doccia Lagon. Allora, le Caps, queste sono fatte apposta per poter provare il prodotto. E quindi una caps costa 1 euro, se no il prodotto a prezzo intero l'ho segnato 140 ml, 3,90 euro. Questa l'avevo trovata nel calendario dell'avvento e l'ho provata. Allora, intanto credo che, dato che il profumo è forte, un po' speziato ma fresco, credo che sia un doccia schiuma maschile, anche perché comunque sia la trovo adatta più all'uomo perché fa poca schiuma, anche se deterge bene. Il profumo si diffonde durante la doccia, ma non persiste sulla pelle. E anche il potere idratante è basso, cioè non secca la pelle, però non la tende neanche a idratare. Quindi la trovo adatta per l'uomo. Quindi buono il profumo, bello fresco, soprattutto in vista della primavera e estate. Però non è il gel doccia che ricompro perché non è adatto alle mie esigenze. Allora, questi erano tutti i prodotti Lo compro I buy it del mese di aprile. Quindi campioncini che ho provato ed se li compro oppure no. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e
e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella che è gratuito, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!